Oh, scusatemi, non vi avevo notato. Dinosaurs, Prehistoric Survivor. Abbiamo il tutorial, l'avventura e la campagna. Il tutorial credo sia necessario, no? Ogni tutorial che si rispetti va fatto in un luogo senza texture. È normale che cammini così? La carcassa dice anche la sua tossicità e i suoi valori nutritivi. Ottimo. Quasi come leggere una scatola di cereali. Buono! Sembra tutto abbastanza semplice. Serviva un tutorial del genere. Attacco leggero, attacco pesante e avrete notato che la differenza è inesistente, esatto. Dobbiamo distruggere un Ultraraptor, va bene. E l'abbiamo ucciso. Possiamo salire di livello? Siamo sicuri? Le skill! Ah! Ottimo! Come... Ti spiego, ti vorrei mangiare, ma il problema è che sei basso e io non ci arrivo, ma proprio non ce la faccio. Mi posso chinare col control, magari? No. Ma porca puttana. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Grazie per la collaborazione. E abbiamo finito il tutorial. Bene, usciamo da questa schifezza. Direi di iniziare la campagna poiché possiamo fare il nostro beneamato. Esatto. Cresci, adattati, sopravvivi. Lo diceva anche Bear Grylls. Cosa possiamo scegliere tra un T-Rex o una mucca col collare vittoriano? Insomma, non c'è storia. E cacciatore sia. Ma quindi questo qui è un T-Rex da giovane. Siamo proprio sicuri che sia fatto così, sì? E iniziamo la nostra esistenza in mezzo alla saturazione più completa. È incredibile. È anche bellissimo. Congratulazioni! Sei uscito dalla tua comfort zone e sei pronto per un'avventura? È così che si parla di un dinosauro? C'è anche delle skill da mettere. Aumentiamo l'attacco e la velocità. No, solo l'attacco. Ma c'è anche il respec con 51 punti di esperienza. Incredibile. Ma quindi i T-Rex da giovani sono dei velociraptor troppo cresciuti? Andiamo all'avventura. Stiamo finendo la stamina. Cammino lento? Ah, giusto, ma questo è un gioco... Esatto. E posso anche guardare i miei piedi infilati nel terreno? Oh, qui si sono scordati le texture. Strano, perché del gioco ne parlano veramente bene. Ci sarà il danno da caduta? Oh. Scemo io che ho pensato alla caduta. No! Ah, nessun problema. Non sapendo che cazzo fare, ed essendo un giovane T-Rex, penso che inizierò bevendo. Va bene, va bene. Non c'è salto, nessun problema. Il dinosauro 4x4 è pronto ad ogni evenienza. Ma guarda te che è iniziato a piovere. Pesantemente, tra l'altro. Però io non sento più i miei pensieri. La Madonna! Cazzo. Forse dovrei trovare un riparo. Sono qui tutto solo. Mio Dio. La Madonna! Si sa che nel Cretaceo pioveva in una maniera parecchio insistente e gli ombrelli ancora non li avevano inventati. Ma è previsto che ci siano altri dinosauri in questo gioco di dinosauri? Chiedo perché finora abbiamo trovato fulmini, erba, montagne, alberi incastrati dentro montagne e basta. Vado a ripararmi, va là. Non dai, ma che figura! Nel frattempo mi sto affamando non poco. Oh, guarda la cena! Ecco, magari non mi concentrerei su quello vivo che potrebbe incornarmi, ma su quello già morto. Cazzo, è tossico! Che vuole quello? Guarda che io da grande sarò un T-Rex, vieni qua. Come? Non ho fatto tempo a minacciare. A fortuna che ha salvato dove ho bevuto. Degli amici! Aspettatemi, voglio giocare con voi! Vabbè, ho capito, ma come siete permalosi. Lasciamolo passare, per carità. Prego, vieni qui, piccolino. Aspetta che ho finito la stamina! Ma guarda che così anneghi, oh! Ma sfortunatamente ti sei incastrato, vedi? Così impari ad andare nell'acqua alta. Coglione! E sai che ti dico? Che ti mangio anche. Mangio e bevo allo stesso tempo. Incredibile. Ma cosa sono sti passi pesantissimi? Eh sì, non sei così ciccione. Te e la tua tigratura, poi che colori sono? Ma ancora tu! Ma guarda te. È inutile che ti nascondi, non voglio combattere con te. Vai via. Noto solo ora la mia barra del livello. Ah no, questo è morto. Bello questo open world. Nemmeno si nota che l'acqua è delimitata da un muro invisibile. Ma sto nuotando. Non esistevo, per carità, al tempo dei T-Rex. Ma non sono sicuro che nuotassero. Non così facilmente, almeno. Cos'è il cagnolino? Ma perché ci sono dei passi poi? Che succede? Ah, è la telecamera. Che paura. Bene, posso bere anche l'acqua salata. Non lo so se salata, non avrei dovuto sbilanciarmi. Questa mi sembra un'ottima preda per la cena. Perfetto! Una cena al volo. Ma qui bisogna salire di livello. Io voglio diventare gigante. Bravi, venite da me. Che indecisione! Grazie, caro. Signore, sta bene? Questi vediamo di incastrarli verso l'acqua.
Ma come? Per forza poi finiscono morti dentro la sabbia. Hanno letteralmente corso verso la morte. Potevano farsi mangiare a questo punto. E piove di nuovo. Capito, però. Quelle due cose che succedono sono pioggia e pioggia. Ma se io gli mordo il culo? Ah. Mamma mia. Salve. Mordo il culo. Sono proprio un monellaccio. Molto bella anche questa visuale. Finito la stamina. E niente, mangeremo questo. È che non mi fa impazzire mangiare qualcosa che mi dà tossicità. Ma poi non ce l'ho una mamma. Ma chi ha fatto tutti sti massacri di triceratopi? Forse la mia mamma. Se può camminare un po' più piano, cortesemente, che sto cercando di registrare un video. Ulla, che tramonto straordinario. Guarda come mette in risalto qualcosa di me. E niente, cerco di mangiarmeli e loro finiscono nel nulla. Perché io sono fatto per nuotare, loro invece per avere dei piedi piombati a quanto pare. Provo ad attaccarne uno più grosso. Perché ci ho provato, che brutta idea, no! Mamma, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Ciao mamma! Oh, 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 oh. Ma che siamo pazzi? Ho finito la stamina, mamma! Mamma! Oh, è dura la vita del dinosauro, eh? L'obiettivo di oggi è diventare grande e mangiarci nostra madre. Aumentiamo la speed. Sarà una cosa lunga. Sono ancora qui, eh? Sono passati 4 giorni, sto salendo lentamente di livello, ma sono qui. Ma c'è l'aurora boreale! E il pavimento? Vabbè, non importa. Credo che sia passata più di un'ora e mezza di registrazione. Però sono quasi alla fine del livello 2, quindi possiamo salire di livello? Il livello 3 sarà quello giusto? Cos'è successo? Oh sì! Ma sono diventato un giovane T-Rex ruspante! Aumentiamo la stamina. Poi anche i passi sono più pesanti. La velocità mi sembra sempre quella comunque. Ma spawnano animali nuovi una volta che salgo di livello. E niente, comunque va sempre a finire così. Arrivederla! Che bel verso! Complimenti! Ma che reazione esagerata alla morte. Ma guarda come escono dalle acque. Ma allora è pieno di questi stronzi qui sotto. Madre, tu sarai la prossima. Sarò abbastanza forte da uccidere un triceratopo? Che male! No! Cazzo! Ciao, ti ricordi di me? Ma dai, ma allora! Ma non serve a niente livellare questo gioco! Oh no, mamma! Questo è mio! Questo è mio, va bene? È mio! No, 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 no! Sei incastrata! La vendetta! È un piatto che va servito freddo. Ma tutto qui è stato facilissimo. Io, vabbè, me la mangio. Non se l'aspettava. Posso ucciderla? Oh, video l'abbiamo fatto. È stato divertente. Vi siete divertiti? Io mi sono divertito. Ma voglio arrivare al top. E quindi livelliamo. Livello 5. Livello 6. Oh, yes! Ce l'abbiamo fatta! Fanculo, mamma! E fanculo qualunque dinosauro mi si pari davanti. Entra! Molto comodo camminare in questa maniera. Triceratopo, tac! E niente. Come non detto.